Allora, oggi è venerdì 1° novembre, è già pomeriggio, però sono le 3:15 e siamo ovviamente tutti a casa. Ciao! Ciao! E facciamo i biscottini da portare domani sera a casa di amici. E ho deciso di fare i crinkle e li facciamo insieme, e ora vediamo un po' quanti giorni saremo insieme, perché alla fine oggi è giornata casalinga, avevamo deciso di uscire ma poi alla fine niente. Mattia sei ancora in mood di Halloween? This is Halloween, this is Halloween. Che paura! Questa qua è la ricetta. E ora devo decidere se questa è la bilancia, e ora devo decidere se fare una dose o doppia dose, vediamo. Aspetta, amore. Reggi, vai, gira. Bravo, amore della mamma. Bravo. Allora, qua abbiamo sbattuto lo zucchero con le uova, ora ci aggiungo anche un po' di aroma di vaniglia. Metto un pochino di questa. No. Bravo amore, come sei gentile. Mischiamo. No, non fa niente. Poi vi dicevo, qua ci mettiamo il burro fuso con la cioccolata, nello andare a raffreddarlo fuori sul terrazzo, e poi aggiungiamo la farina. Per questa ricetta praticamente, cioè il tutto sta in questa ricetta nel far riposare l'impasto 3-4 ore in frigo oppure tutta la notte. Io forse per fare prima lo farò nel congelatore. Oh! Io mi sa che lo metterò in congelatore perché l'impasto deve diventare proprio duro 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 duro. Poi si faranno delle palline che verranno passate prima, vabbè, nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo, e poi vanno in forno 170. Ma la fai apposta? Vedete, si ottiene una pasta di questa consistenza e dopo deve risultare proprio solida. Volendo le potrei cuocere anche domani mattina, nessuno me lo vieta, però domani mi volevo fare la doccia con calma, lo shampoo, tutte queste cose qua. E niente, ora ci metto la pellicola sopra e basta. Alla fine ho deciso di fare anche altri biscottini, non sono quelli che avevo fatto, l'ultima volta li ho fatti che Mattia aveva qualche mese, me lo ricordo bene. e aveva tipo 5 mesi, 4-5 mesi. Però non mi ricordo che ricetta avessi utilizzato, non so se avessi fatto tipo in un vlog, una roba del genere. Avevo fatto sicuramente delle foto su Instagram, ma non ho più il mio account Instagram vecchio perché è stato hackerato. A dicembre sono 2 anni e quindi non so più che ricetta avevo preso, quindi ora ho deciso di fare questi biscottini al cocco con la ricetta presa da Liu Cake, mentre quella di prima l'ho presa da Alessandra D'Agostino, non so se ve l'avevo detto. E ora monto 3 tuorli che sono 100 grammi di tuorli, li monto a neve. Avviciniamo la tavola? No, no, forse non ce la fai. No. Comunque sono 100 grammi di albumi e ci va montato l'albume tipo pastorizzato, sì, pastorizzato, meringato, tipo metà zucchero messo all'inizio e metà zucchero durante, quindi pizzico di sale e via, e poi si aggiunge il cocco rapé e poi vanno diretti in forno. Albumi montati e ora ci aggiungiamo molto lentamente, ci aggiungiamo il cocco, cercando di non smontare il tutto. Speriamo bene, è la prima volta che faccio questa ricettina, quindi speriamo che vada tutto bene. E punto sulla fortuna della principiante, quando si fanno di solito le cose per la prima volta a volte va meglio che rispetto alla seconda o alla terza. Domani è sabato, niente pizza a casa mia, ma la mangeremo appunto da questi nostri amici e non vedo l'ora di vederli. A ottobre non siamo riusciti a vederci, anche se ottobre è stato un mese lungo, cioè mi sembrava come se fosse tipo ottobre da sempre. Che figata come sta avvenendo il tutto qua. E niente, oggi entriamo in questo mese di novembre, io non vedo l'ora sinceramente che sia dicembre, salterei a pie pari novembre e mi catapulterei verso dicembre, sperando di passare delle belle feste di Natale. Non so se voi avete già deciso cosa fare a Capodanno, la domanda che tutti temono, giustamente. Oh no, ho la batteria scarica, aspettate, spengo un attimo. Allora, rieccomi. E io ho deciso di dargli la forma con i cucchiaini come ha fatto lui, se no potete usare una sacca poche, ma io non ne avevo voglia. Ora provo io, se no faccio fare Annello. Si stende tutta fine. Ne dovrebbero uscire 30-35. Boh, chi lo sa? Perché le altre ricette hanno qualcuno alla farina, qualcuno all'uovo intero. Vabbè, io non sono una, cioè, se ne frega anche se c'è l'uovo intero, non è il demonio. E qualcuno ha mischia gli ingredienti così e via, senza montare i tuorli. Questa mi è ispirata perché 3,5 non vanno bene come dimensione. Perché sì, un po' si schiacciano da soli, vero? Un pochino col calore, c'è soltanto un rischio, cioè? Che me li mangio tutti. Speriamo che siano buoni, che sia stata in grado. Poi li portiamo e un po' stasera li assaggi, va testato, no? Certo. Se sono buoni vediamo se non c'è veleno dentro. Dovrebbero venirne 30-35. Di più. Quanti ne sono qua? 4, 8, 5, 10, 15. Ma forse ho fatti troppo piccoli. Ma lo lasciare così come continua a farli così, scusa. Senza dimensionati, vedrete. Sistemare un video, ho un po' di mal di testa, però voglio finire con i biscottini, con i crinkle. Alla fine sono stati 2 ore abbondanti nel congelatore. L'impasto è duro, così deve essere. Ora preparo zucchero semolato e zucchero a velo. Sfrutto le teglie che ho utilizzato prima per gli altri biscotti al cocco. Ah, biscotti al cocco che io però non vi ho fatto vedere. Questi poi con lo shock termico, boom, si creperanno e appunto diventeranno i famosi crinkle. Zucchero semolato e zucchero a velo. Eccoli qua i crinkle. Ovviamente oggi che ho fatto il video, no vabbè, sono venuti benino, dai. E qua abbiamo aggiunto zucchero a velo, più bellini, dai.